Cosa intende fare in merito alla delibera 2017, 1 luglio 2014, dove si è approvato il documento delle regole per l'accesso ai dati Data Warehouse di Regione Lombardia da parte di enti esterni. Nella delibera si legge che nonostante questi dati vengono gestiti da Lombardia Informatica, che ha circa 500 dipendenti e quindi ha la struttura per poter gestire questi dati, a voti unanimi la Giunta delibera, a fronte delle numerose richieste pervenute negli ultimi anni da parte di enti esterni in relazione all'utilizzo dei dati sanitari presenti all'interno del Data Warehouse, la DG ha deciso di normare e disciplinare praticamente come vengono poi forniti questi dati. Chiaramente noi ci chiediamo per quale motivo bisogna fornire dei dati sanitari, che sono i dati dei cittadini, a degli enti esterni, se Lombardia Informatica tra l'altro ha una struttura abbastanza corposa a poterli gestire e poter fare anche delle statistiche. Segnalato questo, segnaliamo anche che era stato fatto un esposto al garante della privacy, perché chiaramente i dati personali cittadini sono coperti dalla legge della privacy, e il 13 gennaio 2015 il dottor Soro, presidente dell'autorità garante di protezione dei dati personali, ha risposto dicendo che si è già messo in contatto con Regione Lombardia per segnalare alcune anomalie, e Regione Lombardia ha recentemente comunicato di voler modificare e integrare il testo della delibera in questione al fine di accogliere le indicazioni suggerite da questa autorità. Quindi noi chiediamo all'assessore cosa ha in mente la Giunta per sistemare questa delibera che è stata fatta prima di luglio, che non è ancora stata messa in atto e che ha ricevuto le segnalazioni dalle autorità preposte. Grazie. Per la risposta il vicepresidente Mantovani. Premettiamo brevemente quali sono le finalità della DGR 2017 del 2014. Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di tutela della salute dei cittadini, ha l'esigenza di svolgere attività di valutazione e monitoraggio dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza, della soddisfazione dell'utente e dei fattori di rischio per la salute. È l'articolo 8, dell'articolo 10 del decreto legislativo 502 del 92. Io non so se si sente, perché mi sembra. Infatti, se comprendono. In particolare, il trattamento dei dati effettuato da Regione Lombardia ha l'obiettivo di valutare e confrontare tra gruppi di popolazione e strutture l'appropriatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'assistenza erogata, anche con riferimento a specifiche patologie e problematiche sanitarie. Anche attraverso la caratterizzazione dell'esposizione a fattori di rischio, la ricostruzione dei percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali e l'analisi e il confronto degli esiti di salute. Tale trattamento si inserisce nell'ambito delle finalità di rilevante interesse pubblico di programmazione, controllo, valutazione e appropriatezza dell'assistenza sanitaria previste dall'articolo 85,1 lettera B del decreto legge 196 del 2003. Tanto premesso, a seguito di ulteriori verifiche con i competenti uffici regionali, nonché al confronto con l'autorità garante per la protezione dei dati personali che lei peraltro ha citato, è attualmente in fase di definizione un elaborato che integri e modifichi il documento con la DGR numero 10, approvato con DGR numero 2017 del 2014, al fine di disciplinare con maggior precisione le collaborazioni di enti esterni con Regione Lombardia nell'ambito delle attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria previste dall'articolo 85,1 lettera B del decreto legge 196 del 2003 e il conseguente accesso ai dati del Data Warehouse regionale. Tale elaborato prende in considerazione naturalmente anche gli aspetti evidenziati in questa interrogazione, di cui la ringrazio, e verrà trasmesso all'autorità garante per la protezione dei dati personali e per una preventiva condivisione. Per la replica il consigliere Violi ne ha facoltà.
Sì, ringrazio l'assessore per la risposta e sono anche parzialmente soddisfatto dal fatto che verrà interpellata anche successivamente l'autorità garante che possa garantire i dati personali ai cittadini, perché visto che c'era anche una parte poi economica che questi enti privati o enti esterni dovevano poi corrispondere alla Regione Lombardia, la preoccupazione, visto che anche all'estero, faccio il caso di Londra di qualche mese fa, sono stati venduti a grossi gruppi assicurativi i dati sanitari della popolazione, la nostra preoccupazione è che questo potesse accadere anche a Regione Lombardia e noi ci auguriamo che questa ipotesi possa essere scongiurata, perché sarebbe un atto gravissimo nei confronti dei cittadini lombardi che sono gli unici proprietari dei propri dati sanitari. Grazie.